Allora ragazzi, Christian è appena arrivato praticamente, non è piccola. E subito ha avuto una prima partenza. Carpa sembra di taglia anche. Com'è Christian? No. Persa. Succede. Vediamo un attimo l'innesco. Doppia boiless. Affondante. Affondante. Peccato, succede anche questo. Ciao ragazzi, bentornati. Ciao su Crimax. E come avete già potuto vedere, non abbiamo neanche avuto modo di fare un attimo il video di apertura della serata, che Christian ha avuto già un combattimento. Purtroppo non è andato a buon fine, ecco. Però come potete sentire, l'avvisatore continua a suonare sempre sulla stessa canna. E a questo punto niente, lo facciamo in diretta il video di apertura. Siamo sul nostro spot, possiamo chiamarlo di fiducia, sì. I risultati già si stanno vedendo, perché ripeto, siamo appena arrivati e già la canna ha suonato due volte. E niente, adesso la sessione è sempre la solita, quindi abbiamo quelle 3-4 ore davanti e non ci resta che sperare anche stavolta di fare qualche pesce. Sì, speriamo che questa volta il fiume sia un po' più generoso e ci dia una carpa. Beh, quella di prima non sembrava piccola, sì, quella che abbiamo perso proprio piccola, sotto riva. Che purtroppo si è slamata, quindi. Bene, ci vediamo più tardi. Allora ragazzi, le canne sono in acqua, la prima partenza l'abbiamo già avuta, come abbiamo visto. Vogliamo approfittare di questo spazio, speriamo che ci lasciano le carpe, per presentarvi le nostre due nuove boilies che abbiamo realizzato. Eravamo partiti con il colore giallo, rosso e blu e questa volta abbiamo deciso di provare a fare un bianco e un azzurro. Di diverso è che sono pop-up. Christian, le fate tu queste ultime due boilies, se ci vuoi dare qualche dettaglio in più. Allora, sostanzialmente il, diciamo, l'aroma che abbiamo utilizzato è sempre lo stesso. L'unica variante è che la boilies bianca, che cercherò di mostrarla un po' più da vicino, è quella qui. Questa bianca pop-up ha il nostro praticamente aroma che usiamo solitamente e ci abbiamo aggiunto qualche spezia appunto nell'impasto. Mentre quella blu abbiamo fatto una piccola variante, ovvero abbiamo aggiunto le spezie in fase di rullaggio. Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che anziché metterla nell'impasto e quindi amalgamarsi, diciamo, in un tutt'uno, assieme all'impasto, sono praticamente solo esterne, quindi in teoria dovrebbero emergere di più, diciamo, il gusto delle spezie. Questo è un esperimento che stiamo provando a fare e finora adesso ha dato un piccolo risultato e speriamo di catturare una carpa appunto con le nostre ultime due novità. Ci saranno altre due colorazioni nuove in progetto, abbiamo già preso tutto il necessario, una sarà di colore rosa fluo e l'altra arancione fluo, e a breve penso che riusciremo a farle e probabilmente ve le presenteremo nella notturna che faremo verso fine maggio e sì, le testeremo. Testeremo appunto queste boilies nuove che le produrremo appunto nelle prossime settimane e dovremo riuscire a presentarvi appunto la notturna che dovremo affrontare nel mese di maggio. Notturna che non sarà sul fiume questa volta, ma volevamo portarvi in un ticket lake, in un laghetto a pagamento. E niente, proseguiamo la serata intanto e vediamo come finisce. A dopo. Carpa 5-6 kg presa con doppio innesco Crimax, perfette condizioni, allora ragazzi, mentre aspettiamo una partenza, volevo mostrarvi nel dettaglio questa volta i rig che sto usando per pescare. Nulla di speciale, scusate, un po' di tosse. Allora, partiamo dal primo.
come potete vedere, doppio innesco, ho messo un amo abbastanza generoso come dimensioni. In questo caso sto usando un Kurmschenk della corda numero 4. Sull'amo ho messo anche una termorestringente in modo da tenere l'air rig molto compattato sul gambo dell'amo. Verso la coda dell'amo ho messo un kickers, sempre della corda, mi trovo molto bene con questi perché danno la giusta angolatura all'amo, e quando andiamo a fare la classica prova per vedere se la montatura è venuta nel modo giusto, ovvero passando semplicemente sul palmo della mano l'air rig, questo come vedete si incaglia perfettamente, quindi non c'è rischio che la carpa si slami. Questo è una cosa molto importante da fare prima di tirare il nostro rig, perché se no l'80% delle nostre catture le perdiamo, probabilmente come è successo anche prima, un amo ormai magari usato per qualche sessione, è giusto rinnovarlo e cambiarlo. E infine ho messo sempre della corda una quick change wheel, ovvero una girella dove posso intercambiare i miei finali semplicemente tirando giù il piccolo tubino in tungsteno e togliendo l'asola proprio dalla girella. Questo è un modo veloce per cambiare semplicemente e in velocità i nostri rig, come si può vedere. Comunque sul mercato ce n'è di vario tipo, io mi trovo molto bene con questa linea qua. L'altro innesco che volevo farvi vedere invece è un po' più particolare. E partiamo dall'alto questa volta, ovvero dalla fine. Anche qui piccolo cono in tungsteno che ci serve soprattutto per non fare incagliare l'amo quando lanciamo. Dopodiché questo è un innesco singolo. La differenza dall'altro innesco è che qua invece di avere l'air rig scusate, ho una vera e propria piccola vite che si va a incastrare sull'amo, non so se si può vedere, si va ad incastrare sull'amo e ci permette di attaccare la boilies semplicemente avvitandola. Quindi una volta arrivata fino in fondo la nostra boilies starà attaccata su questa piccola vite e l'effetto risulterà molto sciolto in acqua, quindi la carpa non vedrà troppo facilmente l'inganno. Anche qui un kickers sempre della corda, e a differenza dell'altra, su questa montatura che è pop-up ho usato della Fox questa volta questi piombini in tungsteno che vanno a regolare la boilies, che essendo pop-up tende ad alzarsi, e per questo piombino in tungsteno riesce a tenerla proprio bassa sul fondo senza far alzare troppo il filo. Come vedete sono rig molto semplici, penso che li usiamo tutti ormai, guardando anche qualche video come quelli che posta Corda piuttosto che Fox, Nash, ormai questo è il materiale che ci danno e lo usiamo, ci troviamo bene e basta. Come vedete nulla di speciale, questi rig ci permettono di catturare carpe e di divertirci. Allora ragazzi, sessione giunta al termine. Stasera fortunatamente una carpa un po' più grossa l'abbiamo vista. Peccato per la prima, Christian, che ti è proprio scappato sotto riva, però può succedere. E come potete vedere la temperatura si è notevolmente abbassata, infatti io mi sono messo il pile e anche il giubbotto. Li ho lasciati a casa. Quindi se li ha lasciati a casa, vabbè. E niente, smontiamo le canne ora. Non ci resta che ringraziarvi a tutti per l'attenzione, vi ricordiamo sempre di iscrivervi al canale e lasciare, se volete, dei commenti o addirittura proporci qualcosa, un video che magari vorreste vedere, piuttosto che video su montature, su self-made, parlare di qualcosa, siamo sempre disponibili a tutto. Altro da aggiungere, Cri? Continuate a seguirci e appunto nel nostro canale e a guardare i nostri video, sperando che sì, che siano di vostro gradimento. Noi stiamo facendo il possibile per documentare le nostre battute di pesca, che bene o male sono sempre battute di pesca
che vanno dalle 3 alle 4 ore e appunto come accennavamo prima abbiamo una notturna davanti nel mese di maggio, fine maggio, sì, e niente, sicuramente a quella notturna lì ci saranno delle belle sorprese. Sì, oltre che alle carpe ci dedicheremo alla pesca di un altro grande predatore. Sì, il nostro amico siluro, che dove andremo a pescare appunto ce ne sono in abbondanza. E anche grossi, abbiamo già avuto modo di tirarli fuori. E niente, speriamo che quando sarà il momento di vederne ancora e appunto di riuscire a mostrarveli. Bene, ragazzi, vi salutiamo, vi auguriamo un buon tutto, perché altro non si può dire in questo caso. E al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti.